Senti, Rana, Antonella, un pezzo che non ci vedevo, da tanto, Antonella ogni tanto mi racconta degli aneddoti comunque vostri, del passato, cose irripetibili. No, non si possono neanche raccontare, appunto. Cioè ce n'è una in particolare che ma sai che ci pensavo stamattina a quella lì? A quale? A quella lì che... Oh, a me, ti giuro, mi pareva morta. Te ti riferivi a quella? No, ad un'altra. Ah, addirittura, prima di pensa un po'. Sì, però se non ci spiegate, no, sembrate... è un po' sibillini, no? Come si dice, criptici. Sembra che parliate un po' una vostra lingua. No, la nostra lingua, perché Antonella un po' di tempo fa veniva mai giù a sto ristorante. Poi dove basta. Io. Sì, molti poi anni dopo, fa. Molti anni fa, sì. Dopo le vite cambia, certo, capito? Certo. C'è i matrimoni in mezzo, inteso. Ma chi te l'ha fatto fare, Antonella? Allora, praticamente, questa allora è venuta a mangiare, sai, ciao Antonella, bacia, braccia, è sempre un piacere vederci, no? Come no? Allora, va bene, allora a un certo momento li trova, paga e va via. Io, lei e un'altra persona. Beh, già che è uscita pagando. Sì, no, ha pagato, io pago quindi sempre, tutto bene, però è bravo, paga. Dopo un po' lì chiudemo, cioè stavamo andando via, io esco. Cioè, la vedo dentro una macchina, dentro la macchina, sarà passata mezz'ora da quando ci eravamo salutati. C'hai presente un cadavere dentro la macchina chiusa, dormiva morta. Io toc toc, vuoi rispondere? Lo dico, dovrò chiamare la guardia medica, devo chiamare il pronto soccorso. S'era indormita lei, costa. Vabbè, magari aveva mangiato una ma so troppo. Ma Marco ha scrullato la macchina così, niente. Ha mangiato bene, però, visto? Ha funzionato. Mi ha detto così, gli aveva dato da mangiare il sonnifero. Antonella sta piangendo, è andata proprio. C'ha le lacrime. Non c'è più ormai. Vabbè, ma dopo dopo si è ripresa Antonella. Dopo un certo momento ha preso, dopo un po' riesce, perché tanto se è morta anche a te, tanto non si sveglia più. Ecco. Invece poi dopo un po' dove si vede che si è svegliati perché è sparita la macchina e tutto. Vabbè, ma io sto ridendo tantissimo, davvero le lacrime stamattina, perché effettivamente poi io ho aperto all'improvviso gli occhi perché mi sono trovata sul pensa che visione la faccia di Rana anche preoccupatissimo, era bianco come un cencio perché davvero pensava fosse successo qualcosa, ma no, ero di ritorno da un viaggio abbastanza lungo, insomma tanti chilometri fatti con la macchina, e vabbè, insomma, cena al volo. E poi niente, poi prendi, parti, ti rimetti in macchina, il tempo di metti in moto e uno è andato in catalessa, manco un narcolettico, capito?